Nel terzo e ultimo incontro del ciclo Il Giappone in Viaggio discuteremo del luogo celebre per eccellenza del Giappone Edo, ovvero il Monte Fuji. Già prima dell'epoca Edo il Monte Fuji aveva alle spalle una lunga tradizione come luogo sacro e anche come Utamakura, ovvero come luogo divenuto celebre per le sue associazioni letterarie. Fu però proprio in epoca Edo che il Monte Fuji divenne una vera e propria icona, religiosa, artistica e anche politica. Divenne una meta privilegiata di pellegrinaggio e divenne anche un simbolo della città di Edo, della famiglia Tokugawa che da Edo governava sul paese e del Giappone in generale. Divenne anche il centro di un'industria turistica che, come vedremo, presentava caratteri di notevole modernità. Nel corso dell'incontro discuteremo della potenza culturale di questa icona e della varietà delle sue rappresentazioni nella produzione cartografica e artistica di epoca Edo.